Il suicidio è tra le prime cause di morte nel mondo per persone di tutte le età e i numeri comunicati dal sindacato dei finanzieri SILF evidenzia anche che la percentuale maggiore si registra tra gli operatori delle forze dell'ordine. Il focus questa mattina all'Aurum ha riguardato lo stress da lavoro correlato, un burnout che assume caratteristiche proprie. Viviamo la vita degli altri, ha detto in sintesi il questore di Pescara Luigi Liguori, intervenuto all'evento, e spesso non sono vite propriamente tranquille. Lo facciamo perché è il nostro lavoro. Il protocollo d'intesa che abbiamo siglato come ordine delle psicologhe e degli psicologi d'Abruzzo con alcuni sindacati delle forze di polizia e delle forze dell'ordine, finanza, principalmente polizia penitenziaria, è finalizzato a fornire un sostegno e un aiuto e anche sportelli di ascolto ai lavoratori in divisa. Abbiamo rilevato, i dati ce lo dicono, che negli ultimi anni lo stress lavoro correlato presso i lavoratori di polizia e delle altre forze armate, con frequenti, purtroppo sempre più frequenti, casi di suicidio, è sicuramente un'emergenza che va affrontata. I sindacati di polizia, ma anche lo stesso corpo centrale della polizia, così come delle forze armate, hanno già nel tempo redatto dei protocolli d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Oggi questo protocollo lo firmiamo con i sindacati che rappresentano i lavoratori di questo corpo. Quindi c'è una grande sensibilità da parte dei lavoratori, di chi rappresenta i lavoratori, nel creare le condizioni affinché questi lavoratori possano avere al bisogno il necessario sostegno. Nel 2022, si legge dal comunicato di SILF, 72 persone si sono tolte la vita dopo le 57 del 2021 e le 51 del 2020. Nel 2023 ci sono già stati 5 suicidi e l'anno è appena iniziato. Tra i possibili fattori di rischio specifici, il tipo di lavoro, la disponibilità dell'arma, a cui si aggiunge qualche altro disagio. C'è l'età media che è alta. Noi in Guardia di Finanza abbiamo il problema noto dei trasferimenti, perché da anni insomma il personale del sud ha difficoltà a tornare nei paesi di origine. Abbiamo quindi problemi con i ricongiungimenti familiari quando c'è il coniuge che lavora, ci sono i figli piccoli da gestire quando sono fuori regione, quindi c'è il fenomeno del pendolarismo che vede coinvolti tanti colleghi che non hanno la possibilità di spostare il nucleo familiare, con particolare riferimento alle regioni del nord.